Questo programma è offerto da Iperbimbo, è lo store specializzato in prodotti per l'infanzia. Personale qualificato e cortese offre alle mamme e ai neonati le soluzioni giuste per ogni esigenza, dal momento della gestazione fino alla crescita del bambino. Prodotti alimentari, igiene quotidiana, abbigliamento, giocattoli, vasta scelta di culle e passeggini, seggioloni per auto e ogni tipo di accessorio. Tante offerte convenienti che si rinnovano, sempre nel segno della qualità e della sicurezza per il rispetto di mamme e bambini. Iperbimbo è a Mercogliano in via Nazionale Torrette con ampio parcheggio e a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Iperbimbo, la vita è meravigliosa! In comuni ad alto tasso di spopolamento gli accorpamenti scolastici daranno il colpo di grazia mentre governo e regione litigano, le comunità rischiano di dissolversi, numeri da brivido, un preside irpino. Ancora una tragedia sul lungomare, stamattina a Salerno un 84enne ha perso la vita travolto da una moto mentre attraversava la strada, ricoverato in codice rosso anche il Centauro. Ha ucciso per vendetta e senza giustificazione, la motivazione alla base della richiesta fatta dai PM nel caso dei due giovani uccisi ad Ercolano da un camionista accusato di omicidio volontario. Struttura che vai, protocollo che trovi per il parto, il post nascita, ogni ospedale o clinica ha linee, guida differenti, disparità per chi può permettersi una stanza privata, serve una linea governativa unica. Ad Ischia 8 persone identificate e denunciate per una rissa scoppiata la scorsa estate all'esterno di una discoteca, il pestaggio di un 26enne scattato per uno sguardo di troppo. 8 macchinette poker illegali sequestrate dalla finanza di Napoli in un'operazione che ha scovato una sala slot clandestina adibita in un circolo privato. 3 persone sono state denunciate. Un altro giorno infernale per gli automobilisti, traffico in tilt in pieno centro a Napoli per la chiusura temporanea della galleria, cantieri aperti e ingorghi sul lungomare, chiusa anche la metro linea 1. Il comune di Napoli decide di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 1000 euro prevista dalla nuova legge di bilancio. L'economista e il fisco si scrollerà di una pesante zavorra. Da luogo di camorra a casa comune per ragazzi affetti da autismo, lo spazio di inclusione in un appartamento di 200 metri quadrati nei quartieri spagnoli, la legalità ripristinata in un luogo confiscato. Abbellire, innovare, qualità ed estetica indoor e outdoor della tua casa non è mai stato così semplice. Se hai bisogno di dare un tocco di classe alla tua abitazione, vieni a scoprire da Ierbit un nuovissimo sistema di rivestimento modulare. Una nuova generazione di legno composito che fonde la comprovata resistenza di fibre di legni duri e polietilene ad alta densità con uno scudo esterno in polimero. Con il modulo Twix classe 3, disponibile in diverse colorimetrie, potrai rinnovare esteticamente la tua casa. Soggiorno, tavernette, mansarde, ma anche mura esterne per giardino e luoghi all'aperto. Il nuovissimo sistema di rivestimento modulare proposto da Ierbit è davvero la soluzione che cercavi. Eccellente stabilità dimensionale. Non si usura nel tempo. Non cambia colore. Non assorbe lo sporco. Ha un ottimo drenaggio. Resiste alle alte e basse temperature. Vieni a scoprirlo da Ierbit o contattaci allo 0825 610 253. Ierbit, i professionisti che cercavi. Bentrovata a Campania, ben ritrovati ai telespettatori di Prima TV. Allarme scuola e paesi in primo piano, un solo preside per 38 istituti. Accade in provincia di Avellino, ma l'allarme è generalizzato dopo il braccio di ferro tra governo e regione. Il punto nel servizio d'apertura. Per ora non chiudono, la sforbiciata per far cassa è sul numero di presidi e il personale delle segreterie.
Prendiamo, ad esempio, una provincia delle aree interne. In Irpinia verrà accorpato il 20% degli istituti, che significa che situazioni paradossali e al limite non potranno che peggiorare. Ascoltate il preside Franco Di Cecilia, intervenuto 7 giorni fa a Polis. Che sono dirigente in 11 comuni, 38 plessi scolastici, 118 classi, 1600 alunni. Sono numeri che fanno insomma rabbrividire. Il governo con la legge finanziaria ha alzato il tetto. Una scuola che non abbia almeno 900 alunni iscritti perderà la presidenza. La regione che oggi protesta contro il governo è la stessa che nei mesi precedenti ha calpestato le richieste che arrivavano dalla provincia di non accorpare. Cosa accadrà? Sempre meno le nascite e con il calo delle iscrizioni i piccoli centri diventeranno sempre più spopolati. Il deserto avanzerà. Ci sono deroghe per i comuni montani? Sì, li prevede la legge. Peccato che dal 52 non sia mai stata rivista. Frigento, 900 metri sul livello del mare, non è considerato comune montano. Vietri sul mare, 80 metri d'altitudine, sì. Le condizioni socio-economiche dei due comuni scelti a caso sono immaginabili. Autonomia differenziata, si dice in queste ore. La norma che prevede stipendi diversi da sud a nord non prevede che con i tagli negli anni le scuole saranno destinate a chiudere e quando chiude una scuola si spegne un paese. E sui tagli alla scuola, ieri il governatore De Luca ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Vediamo. No alla privatizzazione della scuola. Lo ripete più volte il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso dell'assemblea che ha riunito il mondo della scuola pubblica alla stazione marittima di Napoli. Con questa grande manifestazione, afferma De Luca, la Campania promuove una mobilitazione di massa che vogliamo estendere a tutta Italia per difendere la scuola pubblica. Nessuno pensi di differenziare gli stipendi sulla base del costo della vita, cioè delle regioni, intanto perché è un'idiozia dal punto di vista gestionale, sarebbe impossibile fare una cosa del genere, ma sarebbe un altro modo per dividere l'Italia. Inoltre De Luca afferma dal palco nella chiusura del suo intervento che ha deciso di impugnare la decisione del governo sul dimensionamento della scuola davanti alla Corte Costituzionale. Siamo i primi a farlo, ha sottolineato il governatore campano. Speriamo che altre regioni del Mezzogiorno ci seguano. In sala con il presidente anche l'assessore regionale alla scuola Lucia Fortini, docenti, personale, associazionismo, il presidente dell'ANCI Campania Carlo Marino e collegato in video l'assessore regionale della Puglia Sebastiano Leo. Dobbiamo cercare di fermare le nuove regole, le parole dell'assessore Fortini. Ascoltiamo. Difendere la scuola pubblica significa dare delle pari opportunità ai nostri ragazzi e cominciare con il salvare le autonomie, quindi posti di lavoro, di personale ATA, del personale docente. Significa poi dare l'opportunità ai nostri ragazzi di raggiungere qualunque vetta essi vogliano. Il tema continuerà a far discutere sicuramente. Ora la cronaca: investimento mortale questa mattina a Salerno. Un 84enne ha perso la vita travolto da una motocicletta mentre attraversava la strada. Anche il centauro è finito in codice rosso in ospedale. Un morto ed un ferito grave questa mattina a Salerno a seguito di un incidente avvenuto sul lungomare Marconi, dove un uomo è stato travolto da una motocicletta mentre stava attraversando la strada. Il passante è stato ucciso sul colpo, il motociclista, finito rovesciatamente sull'asfalto a seguito dell'impatto, è stato trasportato in ospedale. Sulla dinamica sono in corso accertamenti affidati alla Polizia Municipale e alla Polizia di Stato. Lo schianto poco prima delle 8, l'allarme è stato lanciato a diversi testimoni che si trovavano nei paraggi al momento dell'investimento. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, ma per l'uomo investito non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate, nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto. Secondo le prime informazioni, la vittima, un 84enne originaria di Rocca d'Aspide, piccolo comune del Salernitano. Il motociclista, anche lui rimasto ferito dall'impatto, è stato trasferito all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno in codice rosso. È il secondo incidente mortale nel giro di pochi giorni in quella zona. Due settimane fa infatti era stata uccisa la ricercatrice universitaria 27enne Hassen Zartu
Tursin, travolta mentre attraversava la strada nei pressi del Teatro Verdi. Alla guida dell'automobile c'era un ventenne di Mercato San Severino. Il veicolo era stato sequestrato per le indagini. È scattato l'allarme a Salerno dopo due episodi mortali sul lungomare in pochi giorni. La cronaca giudiziaria ha ucciso per vendetta senza giustificazione. La motivazione alla base della richiesta fatta dai pubblici ministeri nel caso dei due giovani uccisi a Ercolano da un camionista accusato di omicidio volontario. Ergastolo per Vincenzo Palumbo, il 53enne autotrasportatore accusato del duplice omicidio volontario di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i due giovani uccisi a colpi di pistola la notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 davanti alla sua abitazione, che scambiò per ladri. La richiesta arriva dai sostituti procuratori Danila Varone e Luciano D'Angelo davanti alla Corte di Assise di Napoli al termine della seconda parte della requisitoria. Palumbo ha ucciso al di là di ogni ragionevole dubbio per vendetta e senza alcuna causa di giustificazione, ha detto il PM Luciano D'Angelo. La pena non può che essere l'ergastolo, quella più alta che la società civile può immaginare. E non ci sono attenuanti che tengano, perché nulla è emerso nelle condotte di Palumbo da lasciare spazio alla concessione di attenuanti. Nulla che abbia lasciato intravedere un senso di pietà, ha detto il pubblico ministero, chiudendo la sua requisitoria. Il processo che vede imputato Vincenzo Palumbo è stato aggiornato al 9 febbraio, quando parleranno le parti civili delle famiglie dei due giovani uccisi, mentre il 16 marzo la parola passerà all'avvocato Giovanni Abet, difensore di Palumbo, e in quella sede ci sarà anche la sentenza. 8 persone sono state identificate e denunciate per una rissa scoppiata la scorsa estate all'interno di una discoteca ad Ischia. Il pestaggio di un 26enne anche allora scattò per uno sguardo di troppo. Un pestaggio in piena regola all'uscita di una discoteca, forse per uno sguardo di troppo. L'episodio è accaduto ad Ischia a fine estate ed ha portato la denuncia di 8 persone dell'isola tra i 20 e i 24 anni di età per concorso in percosse e lesioni aggravate. La vittima del pestaggio è un 26enne napoletano che stava trascorrendo una serata all'interno di una nota discoteca del centro di Ischia, quando, per futili motivi, ha avuto una discussione con gli 8 giovani isolani, tutti residenti tra Casa Micciola e L'Acquameno, di cui 5 già noti alle forze dell'ordine. All'uscita del locale il giovane è stato seguito ed aggredito, riportando la frattura del naso e di alcune costole. La mattina seguente il ragazzo ha fatto ritorno a Napoli e qui si è recato in ospedale, dove dopo le cure gli è stata emessa una prognosi di 30 giorni per la guarigione ed asporto denuncia. I carabinieri della stazione di Ischia hanno ascoltato alcuni testimoni dell'episodio e visionato le diverse telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, arrivando ad identificare gli autori del pestaggio che, oltre alle denunce, sono stati tutti proposti per l'applicazione del provvedimento di divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di intrattenimento. E torniamo ad occuparci delle neomamme e del fatto che serve una legge in Italia che metta fine alla babele dei protocolli e garantisca l'assistenza dopo il parto di un familiare. C'è bisogno di una legge che dia linee guida univoche per tutte le strutture sanitarie che accolgono le partorienti, che siano pubbliche o private. La necessità nasce dalle tante torri di Babele che si trasformano nel detto ospedale che vai, protocollo che trovi. C'è chi permette ad un accompagnatore sia di assistere al parto, sempre con tampone preventivo, di dare un aiuto nella fase successiva con il roaming in, chi da solo una delle due opzioni e chi invece non permette nessuna delle due. La soluzione più veloce, sempre per chi può permetterselo, è la stanza a pagamento, sia in un ospedale pubblico che normalmente destina dei locali privati, sia nelle cliniche che nascono senza supporto del Servizio Sanitario Nazionale. Soluzione più veloce, ma solo per chi può, un po' come purtroppo accade per altri tipi di esigenze sanitarie. Ed è a questo punto che viene chiamato in ballo il governo e il Ministero della Sanità. Una necessità che si trasforma in un'urgenza che gli organi di informazione come la nostra TV, tramite la community su YouTube, rileva l'82% di risposte positive alla nostra domanda. Mamme sole in ospedale dopo il parto, legge da cambiare, siete d'accordo? Scriveteci. Tanto più che lo stesso Istituto Superiore Ente Pubblico di Sorveglianza del Ministero della Sanità incoraggia la modalità di accompagnamento, che sulla sua pagina riporta anche studi americani sull'argomento.
Una brevissima pausa, poi torniamo per parlare del grande caos traffico a Napoli. Rieccoci come promesso, un altro giorno infernale per gli automobilisti a Napoli, traffico in tilt per la chiusura temporanea della Galleria Vittoria, cantieri aperti, ingorghi sul lungomare e chiusa anche la metro linea 1. Sono giorni difficili a Napoli per la questione mobilità a causa della chiusura della Galleria Vittoria per lo smontaggio dei ponteggi che la ingombrano da anni. Inoltre è aperto il cantiere per l'elettrodotto in via Marina che dimezza la carreggiata. In più ci si mette anche lo stop della metropolitana linea 1 per ben 4 ore per test e revisioni dell'intera tratta. Via Acton è un inferno di auto, sono 3 i punti del restringimento, all'altezza del Beverello, poco prima del varco dell'Immacolatella. E poco dopo il varco dell'Immacolatella, qui si lavora all'installazione di telecamere di sicurezza, con i motorini che sfrecciano sul marciapiede per evitare le lunghe code. Palazzo San Giacomo, per limitare i disagi, ha disposto un piano traffico alternativo, riaprendo alla circolazione via Partenope e sospendendo le piste ciclabili del lungomare. Il traffico nella curva di Castel dell'Ovo risulta abbastanza scorrevole. Il peggio arriva però nelle strade parallele. In via Chiatamone, per esempio, all'altezza della salita che porta verso Monte Echia, qui si crea un maxi imbuto che arriva fino all'incrocio con via Santa Lucia, una strettoia stradale che rende complicata l'attivazione del piano traffico alternativo. Ma tutto dovrebbe tornare alla normalità da domani mattina, quando alle 6 il tunnel della Vittoria sarà riaperto. Parliamo di fisco, il Comune di Napoli dice sì ed aderisce alla rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro prevista dalla nuova legge di bilancio. Il Comune di Napoli aderirà alla norma della legge di bilancio 2023 relativa allo storno delle sanzioni e degli interessi per le cartelle pendenti emesse dal 2000 al 2015 che abbiano un debito complessivo residuo inferiore ai 1.000 euro. Ne abbiamo parlato con l'economista Gianni Lepre. Una buona notizia per i contribuenti napoletani. Il Comune di Napoli aderirà alla rottamazione automatica delle cartelle per i tributi inferiori a 1.000 euro e notificate tra il 2000 ed il 31 dicembre 2015. La decisione è stata presa perché l'assessore al bilancio ha ritenuto impossibile ed oltremodo dispendioso recuperare somme mai riscosse da tantissimi anni. Riteniamo giusto così, meglio concentrarsi sulle somme recuperabili. Torniamo alla cronaca. Video poker illegali. I finanzieri a Napoli hanno scovato una sala slot clandestina denunciando 3 persone. 8 i videopoker illegali sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli in un circolo privato cittadino adibito a sala slot clandestina. 2 persone sono state segnalate alla locale autorità giudiziaria. In particolare le fiamme gialle del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli nel corso di un servizio predisposto nel quartiere San Lorenzo di Napoli hanno individuato un locale dove erano illecitamente detenuti diversi apparecchi riconducibili alla tipologia dei videopoker, riproducenti graficamente carte da gioco di tipo francesi e numeri. Il controllo si è concluso con il sequestro degli apparecchi e del locale di circa 30 metri quadri, nonché con la denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli di un italiano gestore del circolo e di un avventore intento a giocare con uno degli apparecchi attivi. Nel corso di un secondo intervento all'interno di una sala scommesse autorizzata nel quartiere San Giovanni a Teduccio, i militari hanno contestato al gestore le violazioni connesse all'accertata presenza di 10 minorenni, di cui 5 intenti a partecipare alle scommesse sportive. Solo nel corso dell'ultimo trimestre del 2022 i reparti del Comando Provinciale hanno eseguito 44 interventi con l'accertamento di 31 violazioni e la denuncia a piede libero di 11 responsabili per violazioni penali. Da luogo di camorra a casa comune per ragazzi affetti da autismo, lo spazio di inclusione in un appartamento da 200 metri quadrati ai quartieri spagnoli, la legalità ripristinata in un luogo confiscato.
Un appartamento di 200 metri quadrati nel cuore di Napoli, confiscato alla camorra, ospiterà Casa Comune, il primo progetto di co-housing rivolto a ragazzi affetti da autismo, che offrirà loro percorsi di autonomia, occasioni di socializzazione, formazione e lavoro, a cominciare dalla produzione di prodotti dolciari. Il progetto è ideato e realizzato da Focus Fondazione Quartieri Spagnoli, Consorzio Core e Associazione Quartieri Spagnoli, riuniti in un'associazione temporanea d'impresa alla quale è stato assegnato dal Comune di Napoli il bene confiscato. Il progetto è stato presentato a Palazzo San Giacomo, ci dice di più Rachele Furfaro, presidente di Focus. È un progetto che va in continuità con quello che Focus ha fatto in questi anni nell'ospitare, nel creare il centro Argo, che ospita ragazzi che vivono in condizioni di disabilità e che vivono in condizione di solitudine. Noi stiamo costruendo una casa che potrà vederli insieme e sperimentare insieme la possibilità di vita. Innovativa la modalità di finanziamento del progetto, che ha convinto da subito una banca del nord di Brescia, Guber Banca, che ha lanciato il conto deposito D102 Plus, progettato per far crescere il risparmio e al contempo supportare progetti virtuosi come la Casa Comune dei Quartieri Spagnoli. Sentiamo il suo amministratore delegato, Francesco Guarneri. I depositanti rinunciano a una parte del rendimento che potrebbero avere se comprassero un deposito, diciamo, sul mercato a condizioni normali. La banca raddoppia questa loro rinuncia e il risultato di questo risparmio, di questa moltiplicazione del risparmio, confluisce appunto nelle risorse che servono per sostenere questo progetto. Il progetto di inclusione sociale ha il sostegno convinto del Comune di Napoli, come spiega Luca Trapanese, assessore al welfare della Giunta Manfredi. Va fatto un processo non solo sociale ma anche culturale. La società ha bisogno di essere educata alla disabilità ed abituata che la persona disabile è una risorsa. È tutto, grazie a Silvana Picariello in regia, grazie a voi per la cortese attenzione, la linea va allo sport.